a livello tecnico. Record anche nel T2. Record anche nel T2. Andando a fare il giro veloce. 27-7, leggera scodata da parte di Magico Sonny, che però si mette alla fine in quinta posizione. Ha perso tanto nell'ultimo settore. Sì. Appena ho detto, sta andando a fare la pole. Ma anche lei. Scodata di Vito. Nel frattempo andiamo a vedere sempre il monitor dei tempi, che ricordiamo potete osservare attraverso il nostro sito, ovvero www.formulaitalianteam.com. Vi basta, se non siete registrarvi e accedere alla sezione live timing, dove potete trovare tutte le informazioni. Intanto ringraziamo Scalise, Poppo, Pino, sono gli ultimi due follow, ne sono arrivati altri anche mentre non eravamo in live, quindi vi ringraziamo per il follow, per sostenere il nostro progetto, che ricordiamo può essere sostenuto anche tramite un abbonamento completamente gratuito, l'abbonamento Prime, che ci sostiene un pochettino, ci fa vedere il vostro affetto, aiuta il nostro progetto e soprattutto a voi non costa nulla, che è la cosa ancora molto importante. visto i tempi che corrono. No, c'è crisi. No, almeno per ora non aumenta quella. Quella non è ancora, anzi è diminuito. Intanto davanti sono rilanciati di nuovo Michael e Schumi, che ricordiamolo, lo vedete dalla classifica, sono separati da 46 millesimi. Occhio a Vampir, che aveva fatto un bel primo settore, non so se ora ha trovato traffico. Schumi e Michael sono uno dietro l'altro. Schumi è ora sul rettilineo di Brooklands e poco dietro comparirà anche l'Alfa Romeo di Michael. Vediamo se si migliora Schumi. Attendiamo il rilevamento nel primo settore, mentre devono essere alcune bandiere gialle. Record nel primo settore 27-4. 27-4, ha tolto 4 decimi in quel settore. Michael 27-5, è molto vicino, ma è mezzo decimo più lento. 27-4-9-7 contro 27-5-4-2 di Michael. Si è ribaltato perché prima, nel primo settore, è dove Michael aveva costruito il tempo. Schumi ora arriva al secondo settore. È alto Michael, ma il giro è annullato probabilmente all'uscita di Cops. Mentre Schumi fa 36-8-7-8 nel settore centrale, in linea con se stesso. 35-8, record. Cancellato intanto, lo vedete in grafica, anche il tempo di Doctor Who. Arriva Schumi sul traguardo, mentre credo metterà la freccia a destra per tornare in box. Michael, Schumi per prendersi probabilmente la pole, e lo fa per 275 millesimi di secondo nei confronti di Michael. Scende ad 1:27:195. Tra l'altro sono già cominciati anche i campionati di sport. Se vogliamo avere un livello, diciamo una barra di livello, la pole è stata, se non vado errato, in 25-8. Negli e-sport, mentre qua si può ancora scendere, secondo me, e in stagione credo che si scenderà con l'allenamento. Eh sì, sicuramente siamo ad un secondino, a un secondino scarso. Sì. Box ovviamente per Michael. Topping Kestrel si è rilanciato con la sua Ferrari, va ora sul traguardo per ripartire, mentre arrivano i rilevamenti anche di Krikkonen e Tupumic. Krikkonen mi dà un, non so se anche a te dal monitor, 27-8 nel primo settore. Wow, Krikkonen 27-8. Eh no, però sì, è giusto, perché 27-4 è il tempo di, è giusto, è 27-4 è il suo migliore, sì. Va a aprire ora il DRS, passa nel settore centrale. Lo fa in 36-2, infatti è lontano più di mezzo secondo da Schumi. Sì, siamo già tra l'altro a 6 minuti alla fine, quindi ancora un tentativo. Ci sarà ancora un tentativo con Sniper, che si è migliorato, che era oppure ecco, era già Krikkonen. 28-3. Si ha in 28-3, quarta posizione, a 1-1 da Schumi. Molto bene Krikkonen, Bene Krikkonen, mancano alcuni riscontri, manca Tukumic, manca Gallianz, manca Roby, manca un giro competitivo di topping. Per la
media che abbiamo visto. Ecco, chiamato topping record 36-0 nel settore centrale. Si è girato topping all'uscita della Snow e torna subito ai box. Topping quindi si sta dimostrando veloce, ma ancora non completamente forse a suo agio. Sta lavorando. Sta cercando di capire, perché alla fine si tratta di capire, analizzare i dati. Speriamo che capisca meglio di qualcun altro. No, non tocchiamo i tasti. Tu mi fai un assist a porta vuota, io non posso che... Come direbbe un altro meme, questo dobbiamo dircelo con grande chiarezza. Oh, girato! Anche Samu sta spingendo per migliorarsi, la perde a Brooklands. Non so se Michael pure sta spingendo, sì. Michael si è appena lanciato, il suo a questo punto credo abbia un altro set di rosse. Se non va questo giro, ha ancora il tempo per rientrare e uscire. Vediamo il primo settore. Il primo settore dove era passato in 27-497 Shumi Legend. Vediamo Michael, attendiamo l'aggiornamento da grafica. 27-533 fa praticamente... Oh, Roby ritirato, fuori. Ha fatto praticamente lo stesso primo settore del giro precedente, dove era passato in 5-23, sì, 5-22. Esatto, sì, sì, sì. Il primo settore ha fatto una bella differenza. Vediamo se riesce a rispondere Michael nel settore guidato. Magnus, Becker, Chapel, giù in discesa, Hangar Straight. ...36-0, fa record nel settore 2, Michael. Sì. Il traguardo per... Non migliora. Alla fine non migliora. Vediamo l'ultimo settore non di Michael. Migliora. Vado a vedere. Sto cercando di capire la grafica. No, deve aver perso tutto nell'ultimo settore. Sonny dovrebbe aver fatto un errore. No, si è stato in terza posizione. Ok. Ha già completato il giro. È in pista in questo momento Gallians, se non vado errato, nel giro veloce. Si è lanciato proprio in questo momento e è attualmente fermo a 28 e 2. Il che lo metterebbe comunque in nona posizione, non lontano, 3 decimi da River. Diciamo che al momento abbiamo un gruppo di testa a 3, poi abbiamo altri 3-4 piloti sul 28 e poi a seguire tutti gli altri. Ma diciamo, credo che si potrebbe avere un gruppo di testa più compatto con Topping e anche Vampir, secondo me, ne ha di più di quel secondo e 4. Sì, certo, Shumi ha fatto un bel... ha imposto un bel... bell'andare. Sì. Gallians 27-9 settore 1, alla fine alza il piede però. Alza il piede, mentre ora le telecamere vanno a cercare la McLaren di Tartaruga, che si lancia in questo momento sul traguardo. 1.53 alla fine e iniziano a uscire davanti. Esce Shumi, usciti anche Sniper Samu, Krikonen, Topping, Vampir in pista. Vampir che arriva ora al primo settore. Attendiamo sempre l'aggiornamento della grafica. Vampir 27-6. Tukumic va anche 27-6. Tukumic è record nel T1. Strano, no, non può essere. Che è passato in 27-4 Shumi. No, 27-6 il suo miglior. Sta facendo un buon giro.
Vediamo, arriva nel settore centrale in 36.090. Ora si è trovato per chiudere praticamente quello che sarà il suo unico giro cronometrato, quindi vedremo dove lo piazzerà. Non deve sbagliare qui alla club, poi di nuovo sul traguardo per chiudere in quarta posizione a 9 decimi, 28 netto. Vampir lo scavalca di un nulla. Vampir lo scavalca di un nulla. È partito intanto il giro di Schumi, che proprio ora sta andando sul rettilineo di Woodcott. Topping sta migliorando. Migliora anche Topping mentre arriva Schumi nel primo settore. Topping è a Cops. La tiene dentro. Qua bisogna stare molto attenti, è molto severo il gioco in uscita se si va sul cordolo. Poi Maggots, Beckett. L'ultimo richiamo, Chappell per andare in fondo all'Hangar Straight. 27.6, il settore 1 per Topping, a un decimino e mezzo da Schumi, che migliora, scende a 27.463 nel primo settore. Di poco, ma si migliora. 36.1 il settore centrale di Topping. Topping ora club, ultima curva per andare a migliorare, è quasi a un secondo e mezzo dalla pole. Migliorerà sicuramente, si va a mettere in quarta posizione ad 8 decimi, scavalcando Vampir e Tukumi, che poco fa si erano migliorati. Michael non si concede un altro giro, Schumi invece rientra. Giro annullato per Schumi, che era passato in 35.792, stava andando quasi per un 26.9, che sarebbe stato l'unico crono sotto il minuto 27. Quindi davanti chiudono così, sta rientrato Vampir, rientrato Tukumik, c'è River che è ora Stowe, che sta andando a chiudere il suo giro. River che si stava migliorando sia nel primo che nel secondo settore. Vediamo se ce la fa a migliorarsi abbastanza per andare a mettersi vicino, se non addirittura a scavalcare Krikon. È non precisissima l'uscita di Club, e infatti la perde toccando il cordolo e non si migliora. Della, anche lui sta andando a chiudere un giro, si sta migliorando anche Gallians. No, Gallians ha già chiuso. Della chiude e supera proprio Tartaruga, si mette a 2 secondi e 7 da Schumi, chiude in 29 netto. Quindi chiude così la sessione. Fanalino di coda è Leopaldo, che però lo dicevamo anche in Giappone, deve ancora macinare chilometri, deve ancora masticare un po'. Diciamo che per lui, stavolta speriamo che la partenza non faccia scherzi, lo dicevo anche in Giappone, per lui l'importante è stare in gara, rimanere in pista, macinare chilometri. Quindi questa è la classifica finale, con Schumi che alla fine chiude in 27.1, 27.4 per Michael, a due decimi da Schumi, poi Magico Sonny, Topping Kestrel, di Vampir, Tukumik, Sniper, Samu, Krikonen, River, Marathon, Gallians, Bakuru, Della, Tartaruga, Alex, Pilotino, Roby e Leopaldo. Roby purtroppo fuori proprio nel momento anche saliente della sessione, prima della seconda metà di sessione, dove solitamente la pista migliora un po' e può regalare le opportunità per scendere ulteriormente a livello cronometrico. Andrea, un commento rapido su questa sessione. Beh, diciamo che ce l'aspettavamo questo tipo di gruppetto là davanti, con Schumi e Michael soprattutto, loro due, era una questione tra loro due, con Topping che poteva un po' fare, diciamo, a terzo incomodo. Mi è piaciuto Vampir anche, che ha fatto una buona prestazione, lo stesso Tukumik, lo stesso Gallian, tutto sommato, quindi mi aspetto una gara tiratissima, caro Luca. Beh, Schumi, da Schumi e Michael me l'aspetto assolutamente. Tra l'altro, dicevamo, Michael ha già avuto, ci ha già dato modo di vedere, di farci vedere che è assolutamente uno dei piloti di punta per quanto riguarda la Sport League. Ancora qualche secondo, poi i piloti andranno in pista, andremo a vedere anche quelle che sono le scelte strategiche a livello di gomma fra pochi secondi. E bisognerebbe vedere se... Sì, scusami, no, bisognerebbe vedere se Schumi riuscirà a prendersi un gap iniziale, quindi... Non è facile qui, è una pista non è facile di trenino. Qua, ringraziamo anche Davide 1081 e l'Update 2. Da che piattaforma giocate? PlayStation? Ovviamente, se il crossplay fosse in grado di darci una mano, non avremmo problemi di piattaforma in questo momento. O meglio, si può giocare da tutte le piattaforme, ma il crossplay è ancora da perfezionare. Più che da perfezionare, è proprio da migliorare decisamente, diciamo.
E allora partono ora i piloti e andiamo a vedere quella che è la griglia di partenza di questa gara, che vede davanti a tutti Shumi Legend, poi via via tutti gli altri, a fianco a lui a bordo dell'Alfa Romeo abbiamo Michael, poi ancora terza posizione, intanto qua graficamente c'è un po' di glitch sul rettilineo di Brooklands. Michael, sì. Poi seconda fila con l'Alfa Tauri di Magico Sogni e la Ferrari di Topping Kestrel, che è alla prima apparizione stagionale, se non vado errato, per questa pre-season. Poi abbiamo alla prima gara di Vampir e Tukumic, anche Tukumic alla prima apparizione, il Boa e Krikkonen in quarta fila su Mercedes e Alpine, quinta fila per River Marathon e Gallians sulla Aston Martin, sesta fila, undicesimo Doctor Who, dodicesimo della 153, poi Tartaruga e Alex Filotino in settima fila con il crono numero 13 e numero 14, e infine a chiudere lo schieramento Roby e Leopoldo sulla McLaren in sedicesima posizione. Andiamo a dare un'occhiata anche a quelle che sono state le scelte strategiche dei piloti, andando a vedere quelle che sono le gomme montate dalla griglia. Eccole qui, arrivano, eccole qui, tutti su gomma media. Solo Tukumic decide di invertire la strategia, va su gomma hard. Quindi, diciamo, la scelta è stata... Devo dire la verità, pardon, c'è anche Michael. C'è anche Michael su gomma hard, quindi va a ricalcare lo stesso piano strategico che aveva messo in atto nel primo appuntamento in Spagna, ovvero invertire le mescole per avere poi la media più veloce alla fine. Infatti, vedremo se pagherà questa strategia, caro mio. Vedremo. Piloti che quindi si stanno ora andando a posizionare sulla griglia di partenza. E sarà, ecco, adesso vale molto di più il discorso che stavi facendo tu prima, ovvero il fatto che Shumi deve provare a costruire un gap nei confronti di Michael col vantaggio di gomma, perché se Michael riesce a tenersi attaccato, poi nella seconda metà di gara sarà un grosso problema. Sì. Esattamente. Quando arrivano, vediamo, tutte le vetture, arrivano anche gli altri, arrivano Krikkonen, arriva Gallians, arriva Della, ultimi piloti che stanno arrivando in griglia, arriva Leopoldo, fanalino di coda, dopo di lui arriverà la bandiera verde dal fondo dello schieramento. Speriamo che anche dietro vada tutto bene. Ecco le luci che si accendono. Pronti? Al via! Partono le vetture. Ottimo scatto di Michael, che riesce ad andare subito all'attacco. Poi attenzione dietro, il controllo da parte di Topping Kestrel, che riesce comunque a rifilarsi all'esterno di Michael, che ovviamente paga la gomma dura e si ritrova in terza posizione, scavalcato anche da Magico Sonny, che si prende la seconda posizione. Alla fine Michael riesce ad andare a riattaccare Topping Kestrel, si muovono le posizioni, attenzione dietro anche Krikkonen e Sniper Samu, molto vicini fra di loro all'ingresso del rettifilo che porta fino a Woodcott e poi Brooklands. Piccole diciamo scaramucce tra Della, e non ho visto bene chi ha perso un paio di posizioni. Della ha perso posizioni e anche Tartaruga ha perso posizioni, quindi Shumi cerca di fare l'andatura, mezzo secondo nei confronti di vantaggio nei confronti di Magico Sonny, poi Michael, Topping Kestrel, Di Vampir, Krikkonen, Samu, Gallian, Tukumic, River Marathon, Doctor Who, Alex Filotino, Della, Roby, Tartaruga e Leopoldo. Vanno tutto via così, tutto regolare al momento. Aia, l'abbiamo detto, eh? Vabbè, mi prendo questo rischio, dai, voglio prenderlo. Prima o poi andrà bene, mannaggia. Ma sì, dai. Nel frattempo in grafica cosa può succedere? Cosa potrà mai succedere? Come lo dissi anche in Spagna con Leclerc, che aveva 20 secondi di vantaggio su tutti. Cosa potrà mai succedere dopo 4 gare, dove andare tutto bene più o meno? Sonny lo vedo bello pimpante. Beh sì, tanto Shumi ovviamente fa il giro più veloce della gara, ma vedremo tra poco quello che sarà il passo gara. Raffaele Lanci chiede: ciao, ma Leopoldo è il famigerato Leopoldo delle cartate romane? Non è Leopoldo, ma è Leonardo. Comunque proprio lui, bravissimo, bravissimo Raffaele, che è immediatamente collegato. Ecco perché dicevo, devi macinare i chilometri. Ha preso il volante da poco, ma è sempre stato grande appassionato. Ed è uno di quelli che è riuscito a trovare la PS5.
Tanto davanti Magico Sonny si è incollato a Schumi. Michael perde un pochettino di terreno, vede molto ingombrante la Ferrari di Topping alle sue spalle. Potrebbe, credo, arrivare un sorpasso da parte di Topping nei confronti di Michael, che però, ricordiamolo, è sulla strategia opposta. Solamente lui e Tukumic sono sulla gomma R, tutti gli altri sono sulla media. Di Vampir. Vai Andre, vai, dimmi. No, stavo dicendo che al momento le vetture sembrano, diciamo, in lotta, ma con posizioni, diciamo, delineate, ecco, quindi non ci sono attacchi imminenti, forse, se non ho visto male, c'è una Ferrari molto vicina, forse proprio Topping. Vediamo se riesce già adesso di vincere senza più ausilio del DRS, si avvicina quel tanto che basta, ma non abbastanza per provare l'attacco. Un po' nervosa la vettura di Topping, lo abbiamo visto anche in qualifica, diciamo, faticare un pochettino a tenerla totalmente sotto controllo. Anche adesso un paio di controlli, ovviamente con il carburante pieno, si fa sentire. 31-294 il giro della cravatta di Schumi Legend, il primo giro veloce della gara, continua a portarsi dietro l'Alfa Tauri di Magico Sonny con 2 secondi e 2 di vantaggio nei confronti di Michael e Topping Kestrel. Poi ci sono anche Di Vampir, che è vicino, quindi si tiene nel trenino del podio, poco più lontano, mentre dietro attenzione perché c'è lotta fra Tartaruga e Roby, con Tartaruga che va all'esterno a Vail. E Della e box. Della e box, forse un danno per lui, vediamo. Sì, c'è un cambio d'ala. Lettone. Cambio d'ala, gomma rossa per tentare qualcosa di diverso. Ricordiamo che non c'era safety car, mentre attenzione all'attacco da parte di Steiner Samu nei confronti di Criconel. Leggero contatto tra i due. Sì, alla fine Sniper riesce a farsi strada, scavalca Krikkonen, mentre altri 4 decimi guadagnati dal duo di testa Schumi Magico Sonny. Schumi sta spingendo, che Magico Sonny era lì a mezzo secondo, 6 decimi, ora è al limite della zona DRS, ha provato a spingere, ora per la prima volta può utilizzare il DRS, torna sotto praticamente in un amen. Vediamo se invece ne approfitta Topping Kestrel per attaccare Michael, non lo fa, quindi Michael si tiene la posizione. Devo dire la verità, mi aspettavo l'attacco, mentre Tukumic va all'attacco nei confronti di Gallianz, aveva perso qualche posizione con la gommatura, ora comincia a risalire davanti a lui in coppia. Attenzione, bandiera gialla, settore 2-3, si è girato bandiera Leopoldo gialla. Girato Leopoldo a l'uscita di Maggots e di Beckett, pardon. 3 secondi e 2 di vantaggio per Schumi Magico Sonny su Michael. Un po' lontano Topping Kestrel, che all'inizio sembrava più vicino. Nel frattempo in curva 1 arriva l'attacco da parte di Tartaruga nei confronti di Alex Pilotino. Si vede anche l'Aston Martin di Roby alle loro spalle. Sì, è importante ora per Michael tenere la posizione nella speranza che a breve inizia a guadagnare. Michael ha un danno leggero all'ala, Leggero danno all'ala per Michael, questo complica le cose abbastanza, non solo la differenza di gomma, ma anche l'ala. E anche Vampir lì, occhio. Vampir potrebbe approfittarne, ma mi aspettavo che Topping sarebbe stato più aggressivo, invece tutto sommato non è così vicino. Magico Sonny continua a mantenere il tiro di Schumi, la sensazione è che Magico Sonny non abbia lo stesso passo. Stia un po' aggrappando al DRS. Se Schumi anche sta un po', come dire, tenendosi per la seconda parte, anche perché scappare qui, come dicevi giustamente, è un po' complicato con il DRS. Topping Kestrel continua l'inseguimento nei confronti di Michael. Se il danno è molto leggero potrebbe anche non cambiare l'ala e magari poi via via col passare dei giri, scaricando anche il carburante, passerà anche su una gomma più comoda, potrebbe comunque avere un vantaggio. Dato che Tartaruga ha passato Alex Pilotino, non so se ha fatto un piccolo errore, comunque Alex è tredicesimo con Robby quattordicesimo. 90 gare, 11 vittorie e 31 podi, un terzo delle volte in cui ha corso Topping Kestrel è arrivato a podio. Eh sì, sport veramente ha fatto anche, diciamo,
dico la storia della sport, ma una bella pagina, diciamo, della categoria in questi anni. Sì. Nulla da eccepire. Michael continua a vedere la sagoma della Ferrari, però si sta rompendo questo gruppo, perché Vampir è al limite su topping non è stato mai sufficientemente vicino a Michael per effettuare un attacco concreto, nonostante possa utilizzare il DRS. Quindi secondo me Michael ha un ottimo passo. Michael sì, considerando anche il problema, sta tenendo quei 3,5 secondi di distacco. Intanto anche occhio al River con Dr. Who. No, Dr. Who con River, sì. Molto vicino Dr. Who e secondo me ha un po' più basso. Vediamo che riesce. Sta uscendo piano River qua, non so se ha qualche problema. Arrivano i primi 3 secondi. Terzo taglio, ammonimenti multipli per Leopaldo, settore 3. Girato forte Tartaruga. Credo abbia preso il cordolo, vabbè, perché lì raro girarsi da soli. Lascia passare la Red Bull di Alex Pilotino e torna in pista. Ora bandiera gialla nel settore 1, credo sia sempre, dovrebbe essere sì, sempre Tartaruga, confermo. Sì, stavo guardando un po' i tempi, gli stacchi più o meno si sono mantenuti. Michael mantiene sempre quel distacco di 3,7, 3,8, ora quasi 4 secondi. Allora andiamo a vedere anche l'infografica di confronto di quello che è il passo fra Schumi e Michael. Con Schumi che negli ultimi passaggi, aspettiamo solamente la grafica, eccolo qui, girato in 31 passo, 31-2, 31-0, 31-3, 31-1, mentre Michael è sul 31-8, 31-5, 31-6. Considerando la gomma e l'ala, Michael sta andando molto forte. Sì, sì, sta andando bene, sta andando. Sì, sì. Errore di Dr. Who che perde una macchina, mamma mia. Stava per perderla in realtà, è riuscito a controllarla. Infatti ha perso tantissimo nei confronti di River, gli era incollato prima. Sì, ha fatto un mezzo miracolo però. Intanto il role di ancora Tartaruga, Tartaruga che ha perso la macchina. E Leopoldo scala una posizione, sale dal 15° al 16°. Questa, beh, ecco, però vedi, questa è l'importanza del poi poter riuscire a restare in pista, perché Leopoldo sta facendo il passo, qua vorrebbe il gioco di parole, Leopoldo sta facendo il passo della Tartaruga, ma è davanti alla Tartaruga. Sì. Perché cappotta qualche volta in meno. E in tutto ciò Robby, che al debutto sta facendo la sua gara, eh. Robby è in 12esima posizione, stagionale, lontano 12 secondi da piano tutto. Piano però è davanti ad alcuni piloti che ti aspetti possano di passo essere magari più veloci, sì. O comunque all'altezza di Robby, quindi già ti dà una misura, sì. Michael ora comincia ad essere un po' più stabile, 3-9, sta iniziando a perdere sempre meno. Sì, intanto Kriklanen, oh, si è girato Topping Kestrel. Si è girato Topping Kestrel, l'avevamo a forse sì. Passa quindi Vampir che è a 2 secondi e 1, quindi ora Michael c'ha un po' più di spazio di Topping, credo proverà qualcosa di diverso andando sulla hard subito. Tutto sommato è andata bene. Sì, non credo abbia danni. Nel frattempo qua abbiamo anche l'aggiornamento sulle tute dei meccanici, tutte gialle. Ricordano molto i periodi del periodo Agip. Bravo. E chi se lo scorda proprio a Monza. Io dietro, allora, resto dell'idea di Vanzini. L'ala posteriore è promossa pieni molto conti. Bella, sì. È vero, vero. È iconica. Sì, quello, è proprio quello, infatti. Errore ancora gialla di Tartaruga. Perde di nuovo la macchina. È doppiato addirittura. Tanti errori, non so se ha dei problemi magari al fondo, che adesso sembra un po' anomalo. Qua bisogna stare attenti perché il fondo si può rompere se vai in alcuni punti fuori pista, dove ci sono il cambio tra asfalto e erba, si può rompere.
Intanto guarda davanti che Shumi ha tirato fuori dalla zona DRS Magico Sonny. Vediamo se adesso inizia a vedere una netta differenza di passo fra i due. Magico Sonny, vedo la luce posteriore già lampeggiante, non vorrei sia in debito. Sì, è molto in debito di Hertz. Ed è fuori ora dal DRS. Oh, attenzione Krikkonen e Tukumic. Tukumic sta iniziando a scalare perché va a un gran sorpasso all'esterno nei confronti di Krikkonen. E ora mette nel mirino la Mercedes di Sniper Samo che è poco più avanti. Infatti Giuseppe Federico ci comunica che c'è un alettore posteriore completamente danneggiato per Tartaruga. Non immaginavamo. Intanto io un drink me lo faccio, anche perché vadi. Oh. Molto meglio. Credo che Tartaruga andrà al ritiro, perché con quell'ala effettivamente è anche un po' controproducente, era normale. Troppo difficile guidare. Si inizia ad aprire il gap 1-1, 1-4, sta guadagnando quei 3-4 decimini al giro ora Shumi nei confronti di Magico Sonny. Avevo quella sensazione che Magico Sonny si stesse un po' trappando al DRS, effettivamente tant'è. Michael è quasi stabile nei confronti di Magico Sonny. Ti segnalo anche un trio Sniper Samu, Tukumic e Krikkonen che stanno lottando per la quinta posizione. Infatti sta arrivando proprio Tukumic nei confronti di Sniper Samu. Occhio. È molto vicino, guarda come va l'attacco Tukumic. È iniziata, diciamo, adesso la gara di Tukumic, perché inizia a cadere leggermente la prestazione della media. Infatti Sniper Samu va in box e viene seguito anche da Krikkonen, che è arrivato al limite, che alla fine l'ha però frenata ai 60 all'ora. 1.7, 1.9, mamma mia, davanti come cresce il gap di Magico Sonny nei confronti di Shumi. Siamo su 2 secondi e 1 addirittura. No, sta crescendo in maniera esponenziale. Gomma dura ovviamente sia per Sniper Samu che per Krikkonen, mentre davanti forse Shumi sta anche spingendo, forse vuole rientrare in questo giro, vediamo. Oppure magari nella sua posizione vuole vedere dove arriva questa gomma. Non lo so, io aspetterei prima di fermare gli altri, chiaramente. Ricordiamo che qua poi c'è andamento in temperatura la gomma hard. 2-1. Mamma mia se si sta prendendo il gap adesso. Tutto sommato anche Michael ora sta iniziando a guadagnare. Continua Shumi e rientra Sonny, che effettivamente dava la sensazione di averne di meno. E vediamo dove spunta, Inizia a perdere di qua. Appena ha perso il DRS ha perso due volte quasi mezzo secondo l'ultima, 4 decimi l'altra. Shumi continua a essere molto costante, 31 basso, 31-1, 31-2, 31-2, 31-1, 31-3. Mentre Sonny ha fatto 31.3, 31.2 fin quando è stato nel treno di Shumi, poi sono arrivati un 31.6 e un 31.7. Anche Vampire e Box. Gomma dura anche per lui, quindi stanno passando tutti quanti dalla media alla dura. E ora tanti piloti e Box. Sonny, no, pista libera. Anche Roby Box per andare a cambiare la gomma media. Mentre Samu, che si era fermato prima, è ora all'inseguimento di Pilotino. Non sarà un cliente facile, perché devi. Ne avrà sicuramente. Nel tagliare troppo l'ingresso, 3 secondi di penalità. E ora ovviamente Pilotino qui è un problema, perché non puoi passarlo, perché c'è il tratto misto. Però gli è incollato, così dovrebbe riuscire adesso. Senza troppi patemi. Vediamo. Sì. Senza problemi. Sniper Samu all'interno di Alex Pilotino. Va a chiudere il sorpasso. Si mette in nona posizione. Con quasi 2 secondi di vantaggio su Krikkonen. Mentre Shumi va in box. Box Shumi.
Michael, col vantaggio che ha nei confronti degli altri, potrebbe forse valutare il cambio d'ala, magari se se la sente. Vediamo gommatura per Shumi, che riparte. Continua Tupumic, continua anche Gallians. A Michael Tupumic passa. Quanto gli servirebbe per spuntare davanti, diciamo, subito? Gli servono credo 25 secondi. Vado a vedere adesso, guarda, lo dico con Shumi. Gliene servono, sì, 26. Occhio, perché Shumi ce lo ritra Gallians, quindi ha un po' di tempo da perdere. Gallians ha gomma calda, quindi Shumi ne ha di più, ma senza gomma in temperatura Gallians non lo superi. E infatti Gallians va via. E ora nel settore, ora se lo troverà. Se lo trova nel guidato. C'ha 24 secondi e 6 Michael su Shumi, Michael, e 27... secondo me è in odore di sosta, perché praticamente hanno spaccato la gara in due. Potrebbe approfittarne Michael, però... eh? Però io porterei ancora avanti un po' le due. Secondo me Michael deve approfittare di... Ecco, guarda, Michael si attacca al signore, ha messo in temperatura le gomme, ma ovviamente non può passare come se Gallians fosse trasparente. Ora lo supererà senza problemi. Lo passerà. Michael continua. Per carità, non... parliamo sempre di gare di pre-season, parliamo sempre di gare che non devi vincere a tutti i costi. No, no, però è indicativo del passo gara, diciamo, che stavo guardando anche che sta facendo i tempi di Magico Sonny, Michael, che ha chiaramente le gomme anche lui dure, ma un giro. Michael ha 31-1 due passaggi fa, 31-5 l'ultimo passaggio, con 31-1 ha fatto il suo miglior passaggio. Miglior passaggio di Tugumic a parità di gomma è 31-7, quindi nonostante l'ala rotta, a parità di gomma nei confronti di Tugumic sta girando più di mezzo secondo al giro più forte. Comunque con le medie andrà veramente molto molto forte. Quello ma sì, veramente forte. Ripeto, è un gioco che rispetto allo scorso anno è molto meno severo a livello di ala anteriore, di sensibilità dei danni, però sicuramente un minimo Michael a livello di guida sta sentendo questo errore. Per carità, anche nella realtà abbiamo visto che senza completamente un deflettore laterale Leclerc era un missile terra-aria. Errore di Leopardo. Errore di Leopardo girato a Chapel e dietro... continua Michael. Vediamo se invece Tupumic va in box, sceglie qualcosa di diverso. Tupumic sta guadagnando ora, eh? Ora Tupumic sta guadagnando, ovviamente è un po' un tiro alla fune in questo momento. Colpo al centro, Gallians colpo al box. Diciamo che è pelo pelo, scusa il termine, con Magico Sonny, perché 27-3, 27-1, secondo me sarebbe importante per lui uscire davanti a Sonny in modo tale da non avere riferimenti ulteriori dopo Shumi, che fa il giro veloce. Se con Shumi al pelo però ancora, dovrebbe essere al pelo. Leopardo intanto si ritira. Attenzione, vediamo dove. E l'ha persa. Oh mamma. E l'ha persa in curva 1? La macchina è ferma prima di curva 1, forse ha sbandato il rettifilo o ha curvato troppo. È strana la posizione, devo dire. Non vorrei abbia forato. Sembra un po' strana la posizione. Michael continua a guadagnare su Sonny, si mantiene sui mamma tempi mia di Shumi, grande passo di Michael. Mamma mia. Beh, diciamo che 24-0. Se da questa pre-season abbiamo un'indicazione, è che Michael per la sport fa sul serio.
Sì, perché sta tenendo lo stesso passo. Ora vediamo Schumi, magari Schumi sta preservando anche un po' le gomme, non lo so. Passaggio... Ma sta tenendo lo stesso passo di Schumi. Passaggio precedente Michael Schumi, 31,2, 38 per Schumi. Ma Michael è sceso da 31,2 a 39 l'ultimo passaggio. E attendiamo l'aggiornamento di Schumi che gira proprio identico. 39. E Sony ha perso quasi un secondo. Ora è a 28 secondi e 4. Quindi... 20... veramente Michael... 23 secondi di vantaggio per Michael su Schumi. Zig zag di Sony, non so come mai fa zig zag. Forse le gomme non è ancora perfettamente in temperatura, vuole farle salire un altro po'? A questo giro dovrebbero essere ormai praticamente in temperatura, non vorrei che ora magari... Sta perdendo tantissimo, sta perdendo... Non per vorrei siano in temperatura, ma magari non ancora a quei 95 gradi dove la gomma funziona proprio all'apice. Magari è a 89-90, gli serve ancora un po'. Box Michael! E ora vediamo dove va a finire Michael. 24 secondi praticamente di vantaggio. Dovrebbero che... Vediamo se ci cambieranno... No? No, no, non cambia l'ala. Mette gomma media e riparte. E si è fermato Tukumik, sta arrivando ora Schumi che in 37 fa il giro veloce ed esce davanti a Michael, vediamo di quanto, io credo 8-9 secondi. Credo meno, forse li guadagnerà. Schumi, pardon, Michael al pelo con Magico Sonny, eh. Quindi sono quasi 28 secondi la... Sì, 5 secondi, vediamo e se mezzo. Riesce a difendere. È dura, non ne ha. Sonny attacca. Attacca Magico Sonny, occhio perché Michael si difende strenuamente, in rettilineo aveva tanta velocità ma la gomma non è ancora pronta, sotto sterzo non riesce a buttarla dentro a sinistra per Woodcott. Vediamo ora se sicuramente tornerà ora. È a 6 secondi e 2 da... Sicuramente attaccherà, credo che attaccherà subito con... Largo. Già, credo che... Largo Michael, occhio perché lì spesso e volentieri arrivano avvisi in quantità. Ecco, attacco di Michael, subito! È subito pronta la gomma, Michael va all'esterno! Esterno su Magico Sonny, attenzione! Ancora appaiati, no? Michael, mamma che rischio lì! Sonny si sta difendendo disperatamente perché... Sì, ma anche se secondo me... Le ore contate, le curve contate. Ecco, lungo Sonny! Lungo Sonny ha dato tutto, ne aveva troppo Michael, poi la gomma che ormai è entrata in temperatura, la gomma media contro la hard, però ha perso tanto, 6 secondi e 9, e quindi riparte da 6 secondi Schumi. E mezzo. Sì, ha guadagnato quasi un secondo Schumi nella battaglia fra Michael e Sonny, quindi in inseguimento di Michael parte da 6 e 3 da Schumi. Deve cercare di guadagnare almeno un secondo al giro, non sarà facile. O comunque un secondo per arrivare agli ultimi 2-3 giri vicino. E allora vediamo quanto riuscirà a guadagnare Michael nei confronti di Schumi. Ripeto, non dimentichiamo che Michael ha un leggero danno all'ala anteriore, che ripeto può essere assolutamente non decisivo a livello di prestazione, però... Sei e uno, già sceso di 3 decimi, sta scendendo, non so se Michael sta spingendo e quando sta spingendo, ma sta scendendo. Un po' di traffico per Schumi che ha qualche doppiaggio. Michael 33 per 38 di Schumi, mezzo secondo, e comunque ha dovuto superare Magico Sonny, quindi secondo me ha ancora qualche decimo nel taschino Michael.
Shumi ancora le prese con i doppiaggi, stavolta tocca a Roby. Sonny continua a zizzagare, sta perdendo un'eternità ora. Non capisco. Forse alle wow, ancora! Problema in uscita, non vorrei che abbia seriamente le gomme troppo fredde, forse ha tirato giù troppo le pressioni. Di solito è quello il principale fattore che non innesca la temperatura delle gomme. È strano, guarda quando zigzaga! Sì, sì. Praticamente in due giri ha dato a Sonny 3 secondi e mezzo. Mamma mia. Ma deve esserci sicuramente qualche problema con le gomme di Sonny. Sì. È totalmente anomalo. Nel frattempo andiamo a vedere l'ultimo passaggio con Shumi Legend che ha fatto il zoom. Ancora. Questa cosa ha visto un Aston Martin. Che mi sembra una 31 Michael, esattamente quello che ti ho detto prima, aveva ancora 2-3 decimili nel taschino Michael e li tira giù la 33 a 31 per 35, però è sceso Shumi, gli ha recuperato solamente 2 decimi rispondendo. E pardon, 4 decimi in questo passaggio, 5 e mezzo, però i giri sono pochi, ne mancano 7. Sta rispondendo bene con le gomme Shumi, si sta difendendo. Sta difendendo bene, nel frattempo ancora l'eterna lotta praticamente quasi per tutta la gara fra Sniper Samu e Krikkonen. Questo dio tra l'altro. Attacco di Krikkonen nei confronti di Samu. E stavolta va al sorpasso. Passo di Krikkonen nei confronti di Samu davanti Tukumic. Curioso di vedere il passo di Topping Kestrel in questo momento. Topping che sta girando 31 medio basso, 31,6, 31,3, ma non è molto molto costante, sta scendendo 31,9, 31,5, 31,6, 31,3. Davanti a parità di gomma Shumi gira 30 medio, 34, siamo là, a controattacco di Krikkonen, sì, sì, per un errore di Samu, e ancora Krikkonen che passa di nuovo. Vampir 3 secondi, lista dei cattivi. Difficile per Michael perché Shumi sta facendo comunque un bel passo. Ha fatto lo stesso giro, 34 per Shumi, 34 per Michael. Molto difficile. Chiaro, Michael va bene così, batte e avanza. Sì, sì, diciamo che è una gara che si è messa male sin dall'inizio, perché comunque magari se riusciva a rimanere in seconda posizione, a tenersi più vicino, era 2-3 secondini, poteva fare qualcosa. Diciamo che la top 6, almeno per la gara di questa sera, il tagliandino per la Sport l'ha staccato. Assolutamente. Direi che ci sono dei valori che sono indiscutibili, sì, sì, in questa Sport, in questa, scusa, in questa pre-season. Lapsus freudiano. È sceso ora di nuovo Michael, Vorrei che magari anche Shumi abbia dato un po' per mantenere quel paio di giri veloci, perché nell'ultimo passaggio è risalito a 38. Però finché perde 2-3-4 decimi credo che non è un problema. No, assolutamente. Così pochi non sono un problema. Però ora Michael sta tornando a guadagnare forse in maniera un po' più pressante. Ripeto, i giri sono pochi, 5 secondi di vantaggio a 5 giri dal termine, non è lì il problema. Tanto indietro c'è Dottor Luke e tutta la gara insieme a Lever e anche Gallians davanti, e anche Gallians, un bel trio. Ultimo giro 6 decimi guadagnati, 38 di Shumi per 30. Ora è incollato, collato ora Lever e Dottor Luke. Il
arrivano. E Gallian si vede sto bel plotone dietro. Dietro intanto crollo proprio di Magico Sonic, che tra l'altro Magico Sonic c'ha 2 secondi e 2 su Vampire e prossima penalità, quindi. Strano che però non riescono ad attaccare. O sono molto carichi River più che altro, perché River sì, non è mai pericoloso. Michael 29-9 scende a 4-2. Altri 6 decimi guadagnati. Vedi, se aveva magari un paio di secondini in meno. Quelli sì. Toglici anche l'ala. Considera il duello all'inizio con Magico Sonic, che all'inizio là. Attenzione ora. Adesso attacca. Adesso attacca River, che però è costretto ad andare all'esterno. Si difende bene Gallians nei confronti di River, che non trova il varco di nuovo. Ora, ma mancano ormai 4 giri. Mi sembra una situazione in cui Shumi sta controllando il distacco, cioè lo svantaggio, il vantaggio. È sceso a 3-8 in questo momento. Se va di questo passo con 5-6 decimi di guadagno al giro, gli arriverà ad 1,5 secondi. Sì. Che comunque va benissimo. È comunque. Sì. Tanto 3 secondi per Tukumic, sono tutti pari lì, eh. Tukumic, sì. Topping, Vampire, tutti con 3 secondi. Si aggiunge al tavolo anche Roby. Non poteva chiaramente lasciarli. Che fai, te ne privi? 3,5. Larghissimo Gallians. Larghissimo. Sto cercando di tenere lontano River. Tanto ancora forse Roby. Sì, ancora Roby, errore. Bandiera gialla la via. Roby. Del Bru ancora vicino, ma così da inizio gara. Mi sembra che gli manca proprio velocità a Dr. Lui, completamente. Ma a Dr. Lui gli manca velocità perché il DRS lo ha anche Gallia e River. Secondo me Dr. Lui potrebbe farsi strada più facilmente. Apro il mio ventaglio delle possibilità. Nel frattempo davanti, nell'ultimo passaggio, crono molto simili per Shumi e Michael, il distacco è rimasto praticamente quello. 37 per Shumi. Pardon. 37 Shumi, 30-0 Michael. Sì, ho guadagnato più di mezzo secondo. Però ormai hanno ora quasi tre giri. È tornato a spingere Shumi, perché ora sta rifacendo primo e secondo settore, migliori personali sullo stesso livello di Michael. È una lotta sui tempi quella che vediamo davanti, che perché vuole essere, cioè, vuole essere tranquillo, vuole, sa che comunque perde qualcosa, lo sa pure lui, però è un perdere, diciamo, consapevole, quindi sa benissimo che quel mezzo secondo se lo può anche permettere. Occhio, perché forse adesso Dottoru vorrebbe approfittare. No, sbaglia anche lui. C'era stata una piccola indecisione di River, che però non riesce mai a uscire. Mai, veramente, incredibile. Ma si avvicina tanto con, vabbè, chiaramente avendo lui il DLS, mentre Gallians no, però esce male e quindi si trova un po' troppo staccato. Tre secondi ormai, quasi sì. Michael. Sarà una lotta molto interessante. Sono sicurissimo. Ci metto la firma adesso. Beh, consiglio che mancano anche altri piloti che potrebbero dire la loro. Diciamo che sono l'antipasto.
ancora situazione di stallo fra Gallians River e Doctor Who. No. Cioè, scende intanto sotto la sensazione di Michael. La sensazione è che rimarrà così, perché magari guadagni in qualche trappi, in altri. Ora vediamo, non è tanto lontano, vediamo se una... fa bene queste curve. Vediamo, ora è abbastanza vicino, se non fa errore, però perde tantissimo, vedi? Qui in uscita, ora mi sembra vicino però, eh. Ora è vicino. Niente. Niente. Tanto davanti in media mezzo secondo al giro guadagnato da Michael nei confronti di Shumi. Shumi che gira 38, prova l'attacco. 37, attenzione! Oh, si è girato Gallians! Sta per girarsi! È stato un leggero aggancio. Gallians ha rischiato di girarsi, Doctor Who lo fa andare. Non so se c'è stato un contatto, io dell'onboard di River non ho avuto modo di vederlo, onestamente. Glielo chiederemo. Non lo so, era molto vicino. Erano molto vicini. 2 secondi e 4, quando manca poco più di un giro al termine dei 26 giri qui a Silverstone. Due secondi e due, quindi sì, arriverà tra il secondo e mezzo e i due secondi. Sì, saranno vicini. Vediamo se magari Shumi si è tenuto qualcosa per l'ultimo giro. Per dare un segnale. Sono curioso di andare a vedere gli intertempi adesso. Anche 3 secondi per Magico Sonny, che ora quindi è ora Vampir, forse però... mezzo secondo, sì, guarda col DRS adesso Vampir che si avvicina molto, all'ultimo scarta, va verso l'esterno, vediamo se riesce a preparare meglio l'uscita da Brooklands nei confronti di Magico Sonny. Sarà curioso davvero nel dopogara cercare di capire cosa è successo con le gomme dure. Tanto ancora tanto che scavalca. Si è girato Gallians. Errore di Gallians. Lo stesso punto di prima, Mentre 1 e 7, Shumi non sta facendo dei buoni intertempi, ma non i suoi migliori. Ah, penalità per Michael. Vabbè, questo era ingiusto. Diciamo che in porta è il giusto. Shumi va sul traguardo, porta a casa la vittoria qui a Silverstone. Subito dietro arriva Michael, poi attenzione Magico Sonny con Di Vampir, che alla fine anche a Stone riesce ad andare all'attacco, rimane in quarta posizione entrambi con 3 secondi di penalità. Poi via via Tukumic, Topping Kestrel, Sniper Samo, chissà che Krikonen non ci voglia provare proprio alla fine. Ci hanno fatto praticamente tutta la gara in coppia. Krikonen sta... ma non è abbastanza. Addirittura tutto all'interno. È entrato fortissimo a Stowe, molto più forte di Samu. Osa ha girato Krikonen uguale a Suzuka, identico all'ultimo giro, all'ultima curva. Chiude Krikonen, tra poco arriverà anche River, poi Doctor Who, Gallians, poi doppiati Alex Pilotino, Della e Roby. Non hanno chiuso entrambe le McLaren. Tartaruga ovviamente pesantemente influenzato da un testacoda che ha rotto l'alettone posteriore e quindi gli ha impedito di continuare la gara. Leopoldo, dopo un errore, abbiamo avuto tra l'altro anche la dichiarazione da parte di Leopoldo, che semplicemente è ripartito con troppa foga dopo un'uscita di pista e ha perso completamente la vettura. Prima di lasciarti, che vado dai ragazzi, così no, poi chiuderai tu la... Ti chiedo qual è il tuo pilota della gara. Io dico Michael. Michael a me è piaciuto come in Spagna, me favorito. Io me l'aspettavo un po' Michael. A me è piaciuto Vampir. Tutto sommato mi ha fatto la sua gara, non a livello dei primissimi, ma un po' fatto. Quello sì, ci può stare da quel punto di vista. Nel frattempo ci arrivano anche le immagini del podio, perché tra poco
andremo a chiudere questa serata, poi ricordiamo domani toccherà alla 100%, sì, l'ultima 100%, dopodiché ancora 50% mercoledì ed infine l'ultima gara venerdì per chiudere la pre-season, poi arriveranno gli annunci ufficiali sui campionati. Champagne che è ancora un po' insipido, non sa ancora di quel sapore di vittoria che c'è durante la stagione ufficiale, però vale sempre qualcosa, vale la tranquillità, magari sapere che sei lì davanti, che hai il passo per starci, che hai il passo per giocartela con gli avversari, avere queste sensazioni è importante. E quindi questa è la classifica finale di questa gara al 50%, con buona probabilità l'ultima della pre-season per Schumi, Michael, Sonny e chi, e anche probabilmente Vampir, mentre sono sicuramente al riesame Kutukumik e Topping, che si hanno fatto vedere di essere per la Sport, ma essendo alla loro prima gara verranno sicuramente rimessi in ballo. Con 29-9, sì, l'unico a scendere sotto il muro del minuto e 30 secondi, Michael va a prendere il giro veloce e su queste immagini noi vi ringraziamo per averci seguito, chiudiamo la nostra diretta e vi diamo l'appuntamento alla gara di domani per il 100%, quindi andremo a vedere chi andrà a prendere, chi andrà a cercare di garantirsi un sedile in Master League. Ringrazio Andrea, che quindi lascio andare dai piloti per il briefing post gara. Ci vediamo domani, tu sarai in pista comunque, sì, ci vediamo domani. Ci vediamo comunque domani, infatti. Buonanotte. Grazie a tutti ancora e detto questo vi auguro la buonanotte, ci vediamo domani, sempre qui 21:30 sul canale di Formula Italian Team.